Loredana Bertè ha un lato nascosto, fatta una rivelazione su The Voice Kids. L'opinionista ha confessato che Loredana Bertè ha un lato tutto da scoprire. Tra poco meno di un'ora andrà in onda su Rai 1 la tanto attesa semifinale del Baby Talent Show condotto da Antonella Clerici. E anche stavolta dovrà vedersela con Paolo Bonolis e il suo Ciao Darwin. Chi vincerà questa nuova sfida a Auditel? In attesa di scoprirlo si segnala che sull'ultimo numero del periodico di Più TV Mauro Corruzzi, nella sua rubrica, ha posto le sue attenzioni sulla giurata di The Voice Kids, Loredana Bertè. E proprio su quest'ultima ha rivelato che avrebbe fatto emergere durante le puntate del programma un suo lato nascosto, oltre il carattere ribelle dentro di sé ha evidentemente una vena quasi materna, amante dei bambini. Platinetta ha espresso la sua opinione anche su Antonella Clerici. Mauro Corruzzi in arte Platinetta, sempre in questo suo intervento sull'ultimo numero del magazine di Più TV. Oltre ad aver rivelato di aver notato in Loredana Bertè un suo lato del carattere totalmente inedito e venuto a galla grazie alla sua partecipazione nel ruolo di giurata a The Voice Kids, ha anche espresso la sua opinione sulla padrona di casa, Antonella Clerici. Cosa ha detto? In pratica ha rivelato che proprio alla conduzione del Baby Talent Show del venerdì sera di grande successo di Rai 1 la Clerici avrebbe mostrato tutte le sue qualità umane. È cordiale, rasserenante, chioccia, amorevole e anche un po' buffa, come piace ai bambini. E sicuramente lei e il programma hanno convinto pure i telespettatori più grandi, visto il grande successo ottenuto fino a questo momento riuscendo anche a vincere 2 sfide su 3 contro Paolo Bonolis e il suo show cult Ciao Darwin. I due Baby Talent Show in onda in questo momento a confronto. Platinette su Di Più TV ha poi voluto dire la sua sui due Baby Talent Show in onda rispettivamente su Rai 1 e Canale 5, The Voice Kids e Io Canto Generation. Sul programma condotto da Antonella Clerici, Corruzzi ha confessato che alla fine è la voce la vera protagonista e che la gara non è così marcata, qui la gara pare più costruttiva. E secondo l'opinionista è proprio qui che sta la grande differenza con lo show condotto da Gerry Scotti sull'ammiraglia Mediaset, dove invece la competizione sarebbe ad alti livelli, arrivando a definirlo come un piccolo festival di Sanremo. Difatti c'è anche da dire che a Io Canto Generation in ogni puntata ci sono delle eliminazioni.